Mamma mia ragazzi, che squadra il Real Madrid, che giocano la squadra, ma che squadra, che fenomeni. Cioè sono stati capaci di ribaltare una partita che fino allo 75esimo sembrava 1-0 per il City che passava. L'hanno ribaltata, hanno vinto 3-1. Ragazzi, dobbiamo anche dire Ancelotti che leader. Che leader che da quando quest'anno Ancelotti è andato al Real non era partito benissimo, tanto che lo volevano esonerare. E tutti quanti dicevano, vabbè, ormai è finito, è bollito, un po' come aveva fatto nel Napoli, dove stava in discesa. Poi ha cominciato a vincere sempre, non fermarsi più, ha vinto lo scudetto con Real Madrid un paio di settimane fa, qualche giorno fa, e adesso si va a fare una finale di Champions contro il Liverpool. Chapeau e doppio chapeau per Ancelotti, ragazzi, tanto di cappello e chapeau a Real Madrid perché, ragazzi, a Benzema, nonostante Benzema non era in serata proprio, perché Benzema comunque oggi è stato una delle sue partite meno brillanti rispetto al solito Benzema, un po' più sottotono. Però, ragazzi, chi è che ti ha fatto vincere la partita e l'ha chiuso? Benzema si è procurato il rigore e l'ha segnato freddamente. E spiazzando il portiere, quindi bene o male, sempre Benzema ti porta in finale. Quindi questo giocatore, ragazzi, che da quando è sempre stato forte, da quando se n'è andato Ronaldo, con l'assenza di Ronaldo, lui è diventato il leader di questa squadra. Segna tanto, spesso fa assist, corre. Per l'età che ha, che non è più giovane, corre anche tanto. L'ho visto veramente dimenarsi. E poi, ragazzi, anche nel Madrid, Vinicius Junior e Rodrigo, due giocatori che io vado pazza, soprattutto nell'andata, che finì 4-3 per il City, in casa del City, era più avvantaggiato il City. E lì, anche in quella partita, il Real stava perdendo, e poi ha fatto 3 gol. La squadra che non muore mai. E come hanno soprannominato Ancelotti. Ancelotti, quanto ti vede l'allenatore, che quando lo stai per cacciare, come se ne lo chiamavano gatto all'inizio dell'esperienza con Real. Perché da sempre è meglio di sì quando sta per morire, come i gatti che hanno 7 vite. Ecco, l'unica esperienza che stava per morire ed essere esonerato nel Napoli invece non ha dato meglio di sì. Ecco perché noi siamo sempre fortunati. Io ho sempre detto, perché mi ha chiesto, per me hanno sbagliato sia il Napoli che Ancelotti. Perché Ancelotti ha sbagliato ad accettare il Napoli perché sa benissimo che noi non abbiamo né gli ingaggi che ha Real Madrid che si può permettere, né possiamo permetterci quei tipi di giocatori. Uno perché abbiamo De Laurentiis, che De Laurentiis non spende un euro. Neanche se lo spari, figuriamoci. Quindi, se prendeva Benzema, impossibile. Io non so le promesse che ci ha fatto De Laurentiis. Se proprio l'avevo promesso, però, tutti conoscono De Laurentiis. Sa che tot ingaggi, tot giocatori. Quindi, ha sbagliato Ancelotti a venire perché sapeva che non ci potevamo permettere questi giocatori negli ingaggi. Che De Laurentiis è un bluff. E ha sbagliato anche il Napoli e De Laurentiis a prenderlo. Perché, se tu De Laurentiis prendi Ancelotti, sai che Ancelotti si vuole portare Benzema, si vuole portare, che ne so, Di Maria. Vuole portare i suoi pupilli e giocatori forti per poter vincere uno scudetto, eccetera, eccetera. Quindi anche tu, De Laurentiis, che prendi a fare Ancelotti? Hai un top allenatore, ma anche i giocatori. Non basta avere un top allenatore, anche i giocatori devono essere forti. Tu puoi prendere pure, ripeto, Guardiola, tipo del Manchester City, però hai bisogno anche di giocatori forti che ti portano a vincere qualcosa. Prendi Ancelotti, poi avevi davanti Milik, ragazzi, ma dovevo andare. Quindi, per me hanno sbagliato sia il Napoli che Ancelotti a venire. Detto questo, perché siamo molto fortunati noi tifosi del Napoli, quindi Ancelotti va via dal Napoli, sta per vincere una Champions, e mo scusate, siamo fortunati. Detto questo, c'è la finale Liverpool-Real Madrid. Mio modestissimo parere, la vince secondo me a mani basse Real Madrid perché è più squadra e giocano compatti, non muoiono mai. Nei momenti di difficoltà resuscitano e soprattutto perché hanno Ancelotti che è diventato una cosa col gruppo che gli vogliono bene, proprio al contrario di quello che era a Napoli facevamo un ammutinamento perché c'era Ancelotti e il figlio hanno fatto risorgere Real Madrid. Non è la stessa cosa a livello, ripeto, di soldi. Noi abbiamo dietro alle spalle chissà chi, ma abbiamo De Laurentiis che è un semplice imprenditore piccolo che fa 4 film ormai conosciuto. Quindi per questo motivo ci sono gli abissi tra la società del Real e del Napoli, facciamo questa distinzione. Detto questo, secondo me vince il Real perché è più squadra. C'è Ancelotti che è diventato una cosa ed è bravo, soprattutto a livello di coppe. E il re delle coppe viene chiamato Ancelotti ed è bravo, l'ha vinto anche col Milan. E poi, ragazzi, è stato uno dei pochi allenatori che ha vinto tutti i campionati. Cioè, ragazzi, come si fa? Inghilterra, Spagna, Italia, Francia.
Chapeau, veramente, lasciamo perdere. Io l'ho criticato in cerotto quando è venuto a Napoli perché mi hanno preso con lui per dire: tu lo sai, se vieni a Napoli, che De Laurentiis. Queste, anche se l'ha preso Mario e Monti, l'ha fatto con tutti. Non dovevi venire, per cui mi sono arrabbiata. Non ho mai detto che era bollito, però sono detto, mi ho sempre detto che Ancelotti, ovvio che sto un po' a fine carriera per l'età che ha. Però non mi aspettavo, infatti, io devo chiedere anche scusa su questo, perché non aspettavo che Ancelotti si riprendesse. Anche il figlio sta facendo bene con Real come secondo allenatore. Invece a Napoli il figlio non faceva nulla. Ma io ripeto, quando vengono a Napoli diventano tutti scemi. Vai. Detto questo, mi chiedi la mente se Napoli siamo cazzi di far diventare anche più forti e più scarsi. Lasciamo perdere, perché se parlo del Napoli mi batte la vena. E anche quest'anno abbiamo buttato uno scudetto nel water, perché noi abbiamo vinto tanto in carriera, noi del Napoli, quindi ci possiamo permettere di buttare punti e scudetti e trofei. Detto questo, perché io sono contenta che Napoli prenda in Champions, ragazzi, ma lo vedete il Napoli attuale, togliendoci anche Insigne e forse qualcun altro che andrà via in estate, il Napoli attuale contro queste big d'Europa che andiamo in Champions, bellissima, sentire l'urlo di Champions, del Maradona, bellissimo contro i big, giocarci è bellissimo, ma prenderemo delle mazzate con Real, il Bayern, Liverpool, sì. Chapeau. Il Manchester City non ha mai vinto la Champions e non l'ha mai vinta, nemmeno stavolta. Guardiola non è cazzo, Guardiola non riesce a vincere la Champions così. Perché? Perché secondo me il City è presuntuoso. Il City è presuntuoso. Il City sullo 0-0 perdeva tanto tempo, si buttava a terra a perdere tempo, facevo quello e quell'altro. Sull'1-0 di Manchester City ci può stare che tu perdi tempo, però non mi è piaciuto che tutto il secondo tempo hanno perso solo tempo a terra. Invece di provare a fare il secondo gol, si buttavano a terra, perdevano tempo e si è chiuso tipo a catenaccio, doveva più attaccare il City e chiudersi meglio. Solitamente lo fa, in questa partita no. Se l'è meritato il City, perché secondo me aveva più modo di poter fare più gol e chiuderla, tra virgolette, nei momenti di difficoltà del Real, ti metti a chiudere il catenaccio e perdere tempo a terra. E infatti quando una squadra fa così lo prende sempre quel posto. E infatti il City secondo me non vincerà mai la Champions, perché Guardiola si ostina un po' a fare questo giochino così, e secondo me così la Champions non la vinci. Presuntuoso Guardiola, presuntuosa la squadra, perché anche la squadra presuntuosa a un certo punto di non dover fare il secondo gol. E poi ragazzi, Real Madrid superiore perché è più squadra del City. E purtroppo secondo me ha tolto troppo presto Guardiola De Bruyne, che è uno dei giocatori più forti del City. Secondo me l'ha tolto troppo presto. Quindi non stava in serata neanche lui, però per me il City si è suscitato e il Real è forte, però tu City sull'1-0 devi fare molto 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 di più per poterla chiudere. Quindi l'eterno, diciamo che Guardiola col Barcellona era un'altra cosa come allenatore, lì era Barcellona di Messi fortissimo, Iniesta eccetera. Tolto dal Barcellona, non dico che Guardiola è scarso come allenatore, ma secondo me Guardiola è sopravvalutato. Secondo me Klopp e Ancelotti sono più forti di lui, ma molto, anche Klopp secondo me è più forte di lui. Liverpool City secondo me vince il Liverpool, perché penso che Guardiola è molto sopravvalutato. Guardiola è fortunato come allenatore, bicca le squadre forti. Barcellona di Messi, Iniesta erano fenomenali, di chiunque allenava vinceva, persino Spalletti secondo me. Quindi è una questione di quello, quindi secondo me Guardiola è molto sopravvalutato. Di conseguenza non vincerà mai la Champions, perché la fortuna sua è stata allenare Messi, Iniesta e compagnia bella e vincere tante Champions e scudetti lì col City, che è una squadra forte il City. Però devi metterci più del tuo, sopravvalutare, sono guardo fortissimo come allenatore, però un po' sopravvalutato. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Forza Napoli sempre, ma il mio Napoli, cioè ragazzi, ma la Champions, io mi viene da piangere fra un paio di giorni di vedere la Serie A. Ogni volta che vedo giocare la Champions e poi fra un paio di giorni devo vedere giocare la Serie A, mi viene da piangere. Calcio, spettacolo, gol, emozioni, tanti gol, gioco soprattutto. Poi vedo in Serie A catenacci, gente che perde tempo, giocatori mediocri che si credono chissà chi. Napoli, lasciamo perdere, e quindi vedo questi giocatori. Bah, mi viene da piangere. Lasciamo perdere.